una trosca. Verso le due, nel pomeriggio, senti il passo di Bastace che monta la scala. Ehi, Peleia! Apri, sono io, Bastace, il fabbro di Elmi, puntuale come sempre alle due della domenica. Entra, Bastace! Di un po', bellezza, mi vuoi sposare? Ho avuto quell'ordinazione, sai? 2000 elmetti per una tribù di barbari al di là del Danubio. Goti si chiamano. Davanti, sull'elmo devo mettere un'aquila. A sinistra, una dea con una spiga. A destra, un dio con un martello. Dietro, una montagna sulla quale si inerpica un camuscio. E in alto, due autentiche corna bovine. Così sterilizzati vengono più cari di quelli degli elmetti greci. E la misura della testa è di 3 numeri più grande. Un elmetto gotico di questi ti pesa sulle 24 libbre. Un affarone. Diventerò ricco. O perlomeno farò parte del ceto medio superiore. I goti hanno promesso di raccomandarmi tutta la loro razza, che pare sia molto più numerosa della Grecia e della Tracia. Prometti anche di non bastonarmi? Io? Bastonarmi? Ma io non potrei far male una mosca col mestiere pacifico che faccio. No, Peleia, mai. E se anche una volta dovessi metterti le mani addosso in preda all'ira, vedrai, le mie botte non si possono nemmeno chiamare botte. Oggigiorno non si bastona più, ci siamo divinizzati. Neanche la Sinaia Altraci picchia più sua moglie. Chi? Altraci? La Sinaia? Ma se la picchia tutti i giorni che la sente tutta via Giasone. Non più, per ogni discorso, da quando mi è capitata la storia dell'ombra dell'asino e del dentista. E Peleia comincia a raccontare. Roba da matti questa storia di Altraci. Che sciocco! Se non ricorre subito anche al sacerdote, quello il processo l'ha già perduto. In quanto al dentista, che vada pure in malora. Mezza dracma ha osato chiedermi per un volare già mezzo staccato. Che cosa dice Peleia? Che mi sposerà se parlo a mio fratello il capitano? Ma certo che gli parlo! Daremo un aiuto ad Antrace e ci sposeremo, Peleia! E adesso coraggio, scendiamo al porto! Mi dicono che è arrivato mio fratello col suo veliero traballante. Si sa, è già seduto all'osteria ubriaco fradicio. Lo sento berciare le sue canzoni. Per quelli magioni, tutti quanti inzuppati e infradiciati, da un'angela nottata raggelati, su nella coppa, smorti di visioni, di fame e febbre, in agonia, cantano a squarciagola, cielo, azzurra magia, vento gonfia le vele. E là, fratello capitano, come va? Disturba il mio salmo. Chiudi il becco, fratello di terraferro. Sto cantando il gran corale dei pirati. Smettila di cantare, fratello Biffi. Devo dirti qualcosa che riguarda Iride. Iride? Ma chi sarebbe? Mai sentita nominare. Ma sei la tua fidanzata! Sciocche! La mia fidanzata? È figlia di Anfipoli. Vuoi che non sappia chi sarà una fidanzata? Ma cosa mi racconti? 3 mesi fa ti sei fidanzato con Iride. Sai bene, no? Quella rossona, paffutella, l'ultima volta che sei stato qui. Ah. Sì. Ora ricordo. Ma non era bruna e magra? Rossa, Tifi. Rossa e paffutella, te lo giuro. Guarda un po'. Rossa e paffutella. Strano. Si vede che la confondo fisicamente. Non la febbre di oro. Si vede che quella è bruna e magra. Ma che cosa che vuole questa fidanzata? Non vai a farle visita? Certo che ci vado. È naturale, no? E allora, raccontale la storia della Sinaia Altrace e del dentista Strudione. Sebbene Iride lavora presso la lanzatrice Telesia. Mio fratello, lo rendo con me 3 punch ben cari, mi racconta tutta quella maledetta storia. Io lo sto a sentire.
faccia. Mi soffio il naso. Taccio. Lui mi chiede se pregherò Iride di raccontare questa storia alla danzatrice Telesia. E faccio di sì col capo. Poi mi soffio di nuovo il naso. Nel sotto il naso ci passo la mano.